La casa del grande fratello VIP 6 è nel caos, e anche fuori i telespettatori litigano tra loro per chi mandare in finale. Il televoto con protagonisti Delia Duran, Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sta generando non poche polemiche. E intanto all'interno del reality show, la sudamericana continua ad, in particolare, a smontare la sua presunta strategia. Ci pensa ora Jessica Selassie. Quest'ultima è convinta che la moglie di Alex Belli non meriti la finale. La principessa si scaglia contro Delia puntando sull'amicizia, che fingerebbe di avere con Soleil Sorge. In quest Jessica non crede per nulla che l'avvicinamento tra le due nemiche di questa edizione sia casuale. Non crede alla loro unione, e parla di convenienza. Soprattutto da parte della Duran ci sarebbe soltanto strategia. Ovviamente, la Selassie è abbastanza irritata, anche dall'avvicinamento che c'è stato, e si ritrova a prendere le difese di Soleil. Se lei ha la coscienza pulita per quieto vivere ci passa il tempo. A questo punto, parlando con Manila Nazzaro, ammette che al momento spera che la moglie di Belli non arrivi in finale. Non se lo merita, in effetti, Jessica fa notare. Lei cosa ha raccontato di concreto? Sempre sto triangolo. Il matrimonio difficile. Non ha tutti i torti. Intanto, fuori dalla casa di Cinecittà i telespettatori stanno animatamente litigando su il motivo riguarda il televoto attualmente aperto e che verrà chiuso da Alfonso Signorini durante la puntata del GF VIP, che andrà in onda stasera. Chi andrà in finale? I sondaggi vedono favorita Delia, che ha trionfato come candidata alla finale, battendo Soleil. Ma sono tanti coloro che non sono per nulla d'accordo con questo risultato. La Duran non si meriterebbe assolutamente di arrivare fino alla fine, e soprattutto di essere eletta la prima finalista, sopra tutti. Sicuramente se ci fosse stato qualcun altro al televoto, come Jessica e Lulu, il dubbio non ci sarebbe. Sembra non esserci alcuna probabilità che ad avere la meglio sia la Ricciarelli, ultima nei sondaggi. Subito dopo Delia si piazza Davide Silvestri, che all'inizio del gioco era tra i favoriti di questa edizione. Col tempo ha però perso punti. A generare polemiche è anche il fatto che Manila Nazzaro starebbe raccogliendo molti voti al televoto che dopo la frase su Nicola Pisu, sono sempre di più ai telespettatori che non digerirebbero la sua elezione per la finale. Attualmente la situazione è questa. Chi vota Delia per andare contro Soleil? E chi dà voti a Manila per smontare il famoso teatrino con protagonista in tutto questo scompiglio? Ad avere la meglio potrebbe essere Davide, che però non si è mai allontanato completamente dalla Sorge. Ed è proprio questo il motivo per cui continua a non essere valorizzato nei vari televoti.